Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dal 9 all'11 settembre si terrà privatamente la nuova edizione del D23. E come faccio solitamente, non sempre, ma molte volte ho fatto questo genere di video, oggi parliamo dei probabili annunci di questo evento. Questa volta non mi soffermerò solo sugli annunci dei Marvel Studios, come faccio di solito, ma parlerò di ogni casa di produzione presente all'evento. Quindi partendo da Disney Animation, Disney Live Action, comunque Disney in generale, Pixar, Star Wars, Marvel Studios e anche 20th Century, che una volta si chiamava Fox, adesso non più. Non tralasciando naturalmente lo showcase dei giochi Marvel e Disney. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito a seguirmi su tutti i social, trovate i link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione, assieme al link di Pumpling, il sito di t-shirt e articoli nerd, dove troverete la t-shirt che state vedendo adesso sullo schermo, che alla fine è quella che indosso, questo design con la locandina di Jaws, lo squalo, con la parola Dan che forma l'immagine, Dan naturalmente che fa riferimento al Dan 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 della famosissima soundtrack di John Williams. Vi informo anche in questo video che per ora tutte le t-shirt, dico tutte, costano solo 10 euro l'una e il mio codice è sempre compatibile con tutte le promozioni. Il pensiero 4, che è il mio codice, vi darà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello e queste calze vi costeranno 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Affrettatevi a visitare il sito in questo periodo perché non si sa fino a quanto durerà questa promozione delle t-shirt a 10 euro e non si sa nemmeno se tornerà prima o poi. Ma adesso parliamo degli annunci al D23. Iniziando proprio da quelli di Disney Animation. Come primissima cosa mi aspetto naturalmente un nuovo trailer di Strange World, che è il classico Disney in uscita quest'anno, per l'esattezza il 23 novembre in America, qui invece in Italia nel periodo natalizio. È già uscito un teaser, lo trovate a tutte le parti, non dico che sono così tanto in hype per il film, ma curioso perché alla fine comunque non avevo hype nemmeno per Encanto, se ci penso. Poi sicuramente ci sarà qualche sneak peek, non so dirvi se è esclusivo oppure no, dai prossimi classici Disney, perché nel 2023 toccherà a Disney Animation avere due film all'anno. Mentre uno di questi due film lo conosciamo già ed è Penelope, o Penelope, ovvero la reinterpretazione musical da parte di Disney della fiaba La principessa sul pisello, e quindi questo potrebbe essere il prossimo classico Disney dopo Strange World, mentre questo si conosce e l'altro no. Però ci sono dei rumor. Infatti si parla di un film in 2D, attenzione ragazzi, un film in 2D magari anche con la tecnica tradizionale, non un finto 2D come per esempio What If, sulla storia di Barba Blu. Non conosco la storia, però sono curioso di vedere come tratteranno questo film visto che si parla di un film in 2D. Per chiudere con Disney Animation si parla persino di un annuncio di Frozen 3. Io non sono così tanto convinto perché alla fine, ok, il primo Frozen interessante come film ma nulla di che, il secondo ancora meno, quindi non so davvero cosa potrebbero fare per un terzo capitolo, però ci sono dei rumor alquanto insistenti e molto molto credibili. Passiamo alla Disney in live action. Infatti verrà mostrato sicuramente qualcosa per Hocus Pocus 2, che arriverà su Disney Plus il 30 settembre, quindi a fine mese. Verrà mostrato sicuramente il primo trailer di Disincanto, ovvero non la serie Netflix di Matt Groening, ma il sequel di Come d'Incanto, film del 2007-2008, quindi uno dei sequel fuori tempo massimo, chiamiamolo così. Verrà mostrato sicuramente qualcosa del remake, anche se non voglio chiamarlo in questo modo, di Haunted Mansion, La Casa dei Fantasmi, che non è esattamente un remake del film con Eddie Murphy, ma è un film ispirato da una delle attrazioni di Disneyland, come appunto lo era anche il film di Eddie Murphy. E mentre Disincanto dovrebbe arrivare su Disney Plus entro fine anno, Haunted Mansion o La Casa dei Fantasmi arriverà il 10 marzo 2023. Continuando con Disney Live Action, secondo alcuni rumor al D23 annunceranno Maleficent 3. Stesso discorso per Frozen, anzi in questo caso anche peggio per quanto mi riguarda. Probabile che parleranno anche di Cruella, Crudelia 2, che è già stato annunciato, confermato da insider alquanto credibili, quindi possiamo dire che è già ufficiale come notizia. Ci sono tra l'altro dei rumor che sarà un musical e la villain sarà Taylor Swift. Mi raccomando, anche in questo caso la villain in un film su Crudelia Demon, ok? E poi si potrebbe anche tranquillamente parlare dei remake live action dei classici Disney, iniziando con quelli che arriveranno per primi e di cui sono già iniziate le riprese da un po', ovvero La Sirenetta e Peter Pan e Wendy. Entrambi arriveranno nel 2023. Magari mostreranno un primo trailer per entrambi i film. Potrebbero inoltre confermare ufficialmente, anche se ci sono già delle conferme ufficiose, il remake di Lilo e Stitch e del Gobbo di Notre Dame, entrambi in teoria stimati per l'uscita su Disney Plus. Infine, per chiudere con Disney Live Action, potrebbero parlare o magari anche mostrare qualcosina, esclusivamente al D23, del film sequel del Re Leone. Non so se si chiamerà effettivamente il Re Leone 2 o il Re Leone Simba's Pride, come il sequel del classico, ma vi ricordo che almeno questo è un annuncio ufficiale fatto proprio da Disney l'anno scorso, che arriverà prima o poi è sicuro, ma se mostrassero qualcosa magari, anche perché mi intriga la trama, visto che sembra totalmente
totalmente diversa dal film animato di qualche anno fa. Passiamo al panel della Pixar, iniziando con la cosa probabilmente più sicura di tutte, ovvero uno sguardo a Elemental, il prossimo film Pixar in uscita il 16 giugno 2023, il prossimo anno 2023, mentre Disney avrà due film, Pixar ne avrà solo uno. Se non lo sapete, le due case di produzione ogni anno fanno due film una e un film l'altro a testa e viceversa. Infatti quest'anno ci sono toccati due film Pixar, ovvero Turning Red o Red e Lightyear, e arriverà un solo film Disney, Strange World. Prossimo anno invece è il contrario, Elemental sarà l'unico film Pixar e possibilmente Barba Blu e Penelope saranno i film classici Disney. Comunque ripeto, quasi sicuramente mostreranno qualcosa di Elemental, un trailer esclusivo penso. Finora abbiamo solo il logo e un concept art, non penso il film sarà in 2D, quindi sono curioso di vedere lo stile grafico, soprattutto perché si parla di elementi, acqua e fuoco, personaggi fatti di elementi. Continuando, mostreranno sicuramente qualcosa della serie spin-off di Zootropolis, ovvero Zootopia Plus, che arriverà naturalmente su Disney Plus. Magari anche un trailer di Win or Lose, un'altra serie animata Pixar in arrivo su Disney Plus, ed entrambe arriveranno nel 2023. Chiudendo, magari ci potrebbe essere qualche annuncio a sorpresa su qualche altra serie spin-off, qualche altro sequel in arrivo su Disney Plus, o chi lo sa, magari un annuncio di qualche film del 2024, anche se la vedo abbastanza dura. Passiamo ai Marvel Studios. Prima di continuare con i possibili annunci dei Marvel Studios al D23, vi informo che se volete rimanere aggiornati in tempo reale durante le tre giornate dell'evento Disney, su Instagram esiste il profilo Tickets for Nerd. News, rumor, leak e tanto altro dal mondo nerd e dalla cultura pop in tempo reale. Il link lo trovate come sempre nella descrizione e vi informo che appunto per le tre giornate del D23 il profilo sarà super attivo con tanti post ogni ora. Aspetta che dico lo slogan? Prendete il vostro biglietto e godetevi il mondo nerd. Iniziando dalla cosa più sicura di tutte anche in questo caso, ovvero il rilascio del nuovo trailer di Black Panther Wakanda Forever. Non verrà rilasciato domani al Disney Plus Day perché il film non arriverà su Disney Plus, quindi aspetteranno il D23 per rilasciare il trailer. Sicuramente arriverà anche per noi comuni mortali che non ci troviamo privatamente al D23. Continuando a tema Black Panther barra Wakanda, potrebbero venire annunciate ufficialmente le serie già confermate sotto certi punti di vista dal regista Ryan Coogler, la serie Wakanda e la serie su Okoye. Poi potrebbe esclusivamente essere mostrato qualcosina di Ironheart e si spera confermino ufficialmente per il 31 di ottobre o comunque nel periodo di Halloween Werewolf by Night. Ultimamente stanno uscendo dei concept art, non so dirvi se sono fake oppure se sono real, però devo ammettere che questo stile molto vintage delle immagini mi piace. Vorrei assolutamente una conferma di questo film diretto da Michael Giacchino, tra l'altro il compositore, perché sono curioso di vedere come tratteranno veramente qualcosa a tema horror, Halloween, vediamola un po' così, perché Moon Knight, come sapete, ha toppato. Poi sicuramente ci sarà qualche first look, qualche primo sguardo per quelli che si trovano al D23 nei riguardi di Guardiani della Galassia Volume 3 e Ant-Man and the Wasp Quantumania. Si spera venga finalmente annunciato il cast e il regista di Fantastici 4, anche di Blade, ma allo stesso tempo anche di Thunderbolts. Ci sono dei rumor che dicono che già parleranno di Thunderbolts, anche se sarà l'ultimo film della fase 5. Verrà inoltre sicuramente mostrato anche pubblicamente il primo teaser trailer di Secret Invasion, che è una delle primissime serie in arrivo su Disney Plus nel 2023, e stessa cosa magari anche per Echo. E sinceramente non me ne frega nulla. Probabilmente verrà data anche qualche conferma in più, qualche informazione nei riguardi di Agatha, Coven of Chaos, e chi lo sa, magari Marvel Studios si ricorderanno di aver una volta annunciato una serie Armor Wars, non so, pare che sia esplosa perché non sia mai esistita, non ci sia mai stato un annuncio, e magari riescono a riprenderla in questo D23. Si è parlato molto di alcuni attori contattati e assoldati dai Marvel Studios e secondo questi rumor verranno presentati proprio al D23 con alcuni anche sul palco, e tra questi attori ci sono nomi del calibro di Giancarlo Esposito, Gus Fring in Breaking Bad, Henry Cavill, come sappiamo il Superman migliore assolutamente, il grande Denzel Washington, poi Daisy Edgar Jones che abbiamo visto ultimamente nel film Fresh che vi consiglio su Disney Plus, e infine John Krasinski. Sì, John Krasinski. Secondo alcuni Giancarlo Esposito potrebbe interpretare Xavier e sinceramente lo vorrei nel ruolo perché ultimamente in realtà ha fatto solo villain e li interpreta tutti come Gus Fring, sono tutti Gus Fring, c'è da ammetterlo, lo dico senza problemi, quindi questa volta magari vederlo nella parte del buono, un capo buono, potrebbe essere la svolta. E per lo stesso rumor Denzel Washington invece sarà Magneto, quindi perfetto per quanto mi riguarda. Poi John Krasinski probabilmente
appunto Reed Richards, anche se ci sono altri rumor che vanno contro quest'idea, e speriamo di no. Ed Henry Cavill si pensa possa interpretare Hyperion nello squadrone supremo di Kang in Loki stagione 2. Non conosco né Hyperion e né lo squadrone supremo perché non sono un lettore di fumetti, quindi per me cambia poco. Non dimentichiamoci però dell'affermazione di Kevin Feige al San Diego Comic Con: al D23 presenteremo il resto della fase 6 e quindi della Multiverse Saga. Mancano 8 o 10 prodotti per completare la fase 6, ma penso che qua e là venga aggiunto poi in corso d'opera qualche altro prodotto anche nella fase 5, magari. E i titoli più papabili sono naturalmente la serie su Wonder Man, che è già stata confermata ufficiosamente da Hollywood Reporter, la serie o il film su Nova, stessa cosa, anzi, in questo caso proprio Kevin Feige ha detto che prima o poi arriverà qualcosina su Nova. Sfortunatamente, l'ha detto anche Daniel RPK, che è uno degli insider più famosi, potrebbe arrivare la seconda stagione di Moon Knight, oh mio Dio, che schifo. Poi potrebbero confermare appunto la serie sui Dieci Anelli, la serie su Okoye, ne ho già parlato, Shang-Chi 2, Deadpool 3, e non vedo l'ora di scoprire qualcosa in più riguardo questo film, come si ambienterà, se sarà un sequel o un reboot più che remake. Datemi assolutamente informazioni su Deadpool 3, grazie. Poi potrebbero annunciare anche qualcosa su Ghost Rider, su Midnight Suns, come sentito spesso da molti insider, un film sulla Scarlet Witch, e siccome penso che She-Hulk almeno da qualche parte potrebbe portare, oltre a fare schifo come serie, potrebbero annunciare già al D23 un progetto su World War Hulk, o comunque un progetto in generale su Hulk. Non dimentichiamoci però di Eternals 2, anche se penso che abbiamo già salutato la regista del primo film. Passiamo adesso al possibile panel di Star Wars, iniziando anche in questo caso con la cosa sicura, ovvero un nuovo trailer per Andor, o comunque delle scene in più per Andor, che arriverà il 21 settembre con i primi 3 episodi su Disney+. Poi potrebbe essere rilasciato ufficialmente sui social in giro il trailer di The Mandalorian 3, che finora è stato mostrato solamente privatamente allo Star Wars Celebration di qualche mese fa. Stessa cosa per Ahsoka, potrebbero rilasciare il primo teaser anche per tutti. Potrebbero far vedere le prime immagini o privatamente o pubblicamente di The Acolyte, un'altra serie di Star Wars. E passando al cinema, potrebbero ora confermare il film Star Wars Rogue Squadron, che è scomparso dalla schedule di Star Wars di Disney, anche se l'ultima notizia che riguardava il film risale a tempo fa e parlava dell'uscita per il dicembre del 2023. Poi si potrebbe anche parlare magari del film di Star Wars di Taika Waititi, chi lo sa. Chiudendo con lo showcase dei videogiochi Marvel Disney, che in realtà è il primo panel che verrà mostrato, però ne sto parlando per ultimo, mi ricollego di nuovo subito a Star Wars perché potrebbero presentare qualcosa in più per Star Wars Jedi Survivor. Poi potrebbero mostrare ancora altro per il remake di Star Wars Knights of the Old Republic, che arriverà tra il 2023 e il 2024, e anche se la vedo un po' difficile perché potrebbero svelare un po' troppo in un solo panel, potrebbero svelare il titolo del gioco di Star Wars di Ubisoft, quello sviluppato da Skydance e quello di Quantic Dream. Passando adesso ai giochi della Marvel, potrebbero rivelare il titolo o su che personaggio sarà il gioco Marvel sviluppato da Skydance. Ci sono dei rumor che possa essere un gioco sui Fantastici 4 oppure su Daredevil. Potrebbero inoltre confermare il gioco sviluppato da EA su Black Panther, c'erano dei rumor tempo fa, e anche in questo caso, oppure se lo vedo un po' difficile, potrebbero parlare un po' di più di Midnight Suns, gioco di cui abbiamo già molto materiale, poi il gioco Wolverine di Insomniac e sempre di Insomniac Spider-Man 2. Vorrei vedere assolutamente molto di più di questi ultimi due giochi. Concludendo la parte games, collegandomi anche a quella 20th Century, potrebbero far vedere qualcosa di più del gioco Alien Dark Descendants, e in questo modo potrebbero collegare il tutto alla serie che arriverà su Hulu in America e da noi su Disney+, sì, una serie su Alien confermata all'Investor Day del 2020. Poi potrebbero svelare qualcosa sul gioco di Indiana Jones, perché la licenza del personaggio è stata data a Bethesda, quindi potrebbe arrivare qualcosina, e in questo modo si collegano a Indiana Jones 5 mostrando magari il titolo o direttamente un teaser trailer. Finora abbiamo solamente un'immagine ufficiale. E infine potrebbero mostrare il nuovo trailer di Avatar Frontiers of Pandora, collegandosi anche in questo caso con Avatar La Via dell'Acqua. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa secondo voi potrebbero presentare a questo D23. Se avete pensato a qualche aggiunta potete scriverla tranquillamente, potete scrivere anche se secondo voi alcune dei possibili annunci di cui ho parlato oggi sono improbabili. Ce n'è qualcuno sì molto improbabile per me, ma spero nella riuscita di questa mia lista. E niente, vi ricordo che in descrizione trovate i link dei miei social, il link di Pampling per prendere la t-shirt che indosso oggi, stupenda, codice il pensiero 4 per supportare il canale, vi ricordo che tutte le t-shirt sono a soli 10 euro. E ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!